Eccoci tornati nel nostro spazio privilegiato con Stefano Poletti in Arte Rustic. Ben trovato, ben tornato Stefano. Ciao Roberto e ciao a tutti i telespettatori. Allora, un veloce riepilogo, ma naturalmente potete trovare su tutti i social quanto già detto finora. Siamo partiti dall'MTB della Transvarieta, abbiamo transitato per il percorso tra Trieste ed Udine. Oggi torniamo alla bici più muscolare che c'è probabilmente, che è proprio l'MTB, e lo facciamo sul Pogno. Presentiamo questo Pogno, Stefano. Allora, Pogno ci sono particolarmente legato. Perché? Perché è nelle mie zone, io sono del Lago d'Orta, ed è per il posto in cui ho cominciato a praticare l'enduro mountain bike. Credo che uno delle location più flow del nord Italia e su cui mi diverto veramente tantissimo, ed anche una parte di storia di questa disciplina in Italia, che è l'enduro, perché è lì che si sono svolte alcune delle più importanti gare a livello nazionale. E tra l'altro ricordo un campionato italiano, tra l'altro il primo a cui ho partecipato, nel 2012, se non vado errato, comunque 2012-2013 massimo. Ma la domanda è più bello e più divertente raidare da soli o in compagnia? No, è una bella domanda, sai, è una bellissima domanda, perché dipende da una persona. Per esempio, quando esco stanco dal lavoro, oppure anche semplicemente ho bisogno di meditare, preferisco andare da solo. Mi immergo nella natura, pedalo da solo per un'oretta e mezzo, poi c'è la scarica d'adrenalina in discesa e ritorno a casa rilassato e più concentrato, focalizzato su quello che devo fare poi nella giornata. Viceversa, se sono già in bolla, quindi sono perfettamente in linea con me stesso, è molto più bello andare in giro in compagnia, divertirsi, conoscere. Oppure un altro modo è andare in giro da soli e poi conoscere le persone andando in giro, quindi socializzando e conoscendo persone pedalando. È il bello della bici. Allora, mettiamo in onda questo filmato, queste bellissime immagini, e poi naturalmente le commentiamo con Stefano. Ciao a tutti amici di Race Insider, benvenuti a una nuova puntata. Oggi mi trovo a Pogno con la mia nuova Cannondale che proverò quest'oggi sul sentiero Canalon, uno dei più famosi di tutto il nord Italia per il suo flow e la sua bellezza. Tra l'altro oggi è una giornata fantastica in mezzo a questo bosco che, con o senza bicicletta, è fantastico. Dunque ci vediamo in questo sentiero e have fun, see you later. Ok ragazzi, il sentiero Il Canalone lo utilizzo maggiormente per preparare la mia stagione di gara. Lo rido tantissimo durante l'inverno perché proprio dà al rider quel senso di flow e ritmo, perché non è estremamente difficile, anzi è molto divertente, con una serie infinita di curve su un sentiero tutto naturale. Il Canalone a livello tecnico non presenta delle difficoltà estreme, cioè non ci sono passaggi impossibili, anzi adatto a quasi tutte le tipologie del rider, dall'esperto al principiante. Chiaramente qualche sezione leggermente più tecnica rispetto ad altre piste lo si trova, ma non ci sono passaggi impossibili. Tra l'altro il nome Il Canalone è perché proprio è all'interno di un canale modellato ad hoc dai Gufi, che sono l'associazione sportiva che si occupa di mantenere tutta l'area del bike park di Pogno, tra l'altro bellissima, che comprende 6 o 7 sentieri. Il percorso Il Canalone, tra l'altro, è uno dei classici della gara di Pogno, è una prova speciale veramente conosciuta da tutti i rider del nord Italia, dai racer del nord Italia, e il tempo si aggira intorno ai 6 minuti per i rider più veloci, e ha un dislivello di circa 500 metri, che parte dai 1000 metri del Pian delle Rape e arriva fino alla cittadina di Pogno sui 500 metri di dislivello. Ok ragazzi, sono appena arrivato a casa dopo aver percorso il Canalone, che è uno dei miei sentieri preferiti in assoluto, e si trova tra le altre cose a veramente pochissimi chilometri da casa mia. E uno lo rido normalmente nelle mezze stagioni, quando devo prendere il flow e il giusto ritmo per le gare a cui tengo di più, che sono le Maxi Avalanche e le gare a tappe. E tra le altre cose vi invito tutti a venire a girare, perché è veramente veramente bello e merita il comprensorio di Pogno. E ringrazio tra le altre cose i Gufi per il grande lavoro che fanno per mantenere tutta questa rete sentieristica. Tra
le altre cose, a 5 km da Pogno c'è anche il bellissimo Lago d'Orta con a fianco il Mottarone che vi guarda, dove potete passare anche delle belle giornate anche al di fuori della mountain bike, non solo in bici, ma tutto il contesto merita veramente tanto. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Race Insider e noi ci vediamo alla prossima puntata. Have fun, enjoy the rustic life e alla prossima. Ciao! Avendo io detto prima di queste immagini, le commentiamo con Stefano, a te il commento, Stefano. Ma il commento. Quanto è bello, Roberto. Bellissimo, bellissimo. Quanto è bello. A te non verrebbe voglia di andare a girare su sto sentiero? Assolutamente. Secondo me, guarda, sono dei sentieri che va alla portata più o meno di tutti, nel senso, uso il più o meno, nel senso che un minimo di preparazione, di conoscenza tecnica ci vuole. Però non bisogna essere un atleta di Coppa del Mondo per cimentarsi su questi sentieri. Quindi danno la possibilità di divertirsi a tutti, sia agli esperti che ai non. E poi è anche vicinissimo a una location molto bella, come ho detto alla fine del video, siamo vicino al Lago d'Orta, che è uno dei laghi, a mio modo di vedere, uno dei più belli e romantici d'Italia, questo piccolo laghetto di 37 km di circonferenza, posto a pochi passi dalla Svizzera, ai piedi delle Alpi, e comunque vicino anche alla grande città, quindi Torino-Milano. Quindi è un'esperienza da vivere, secondo me. Non bisogna essere dei campionissimi, hai detto, siamo d'accordo, però insomma l'accesso va regolato. È per tutti, ma con qualche attenzione, almeno per chi si può definire principiante. Quali consigli possiamo dare per chi, ingolosito da queste immagini, sta scegliendo, decidendo, pensando di iniziare a raidare come tu hai fatto vedere? Allora, sicuramente protezioni. Quindi una persona che inizia, ma in generale, cioè, tutti dovrebbero scendere con almeno le protezioni basi per garantire la sicurezza in discesa, quindi ginocchiere, paraschiena e casco. Inoltre, quello che consiglierei è di affidarsi anche a dei maestri, che sul posto se ne trovano tanti. Non sto a elencarli, però comunque se uno cerca su internet nella zona di Pogno si trovano scuole, servizi di shuttle, quindi persone che si occupano anche di trasportare i ciclisti, i rider, dal centro paese fino alla vetta, quindi da dove iniziano le discese, per godersi una giornata di pura discesa. Oppure ci sono stati anche di recente delle gare di e-bike a Pogno, di conseguenza ci sono dei sentieri molto belli da percorrere e dedicati alle bici elettriche. Almeno per iniziare, allora, affidatevi sempre a chi ha più esperienza per poter pedalare in sicurezza e poter dire che l'esperienza fatta è stata solo ed unicamente molto molto divertente. Grazie Stefano Poletti, grazie molte. Noi naturalmente diamo l'appuntamento alla prossima settimana per poter proseguire il nostro discorso grazie alla tua telecamera. Grazie Stefano. Grazie a te Roberto e a tutti i telespettatori.